Partenza interessante, un tema molto importante che sta a cuore alla nostra organizzazione, quella del disagio giovanile, il recupero e usare uno strumento che è lo sport, ma come veicolo, è detto, di valore. E ci spieghi meglio il concetto di questo veicolo di valore, lo sport, all'interno della... Guarda, lo sport, se è giocato in maniera seguendo le regole e ascoltando le proprie capacità, è un grande veicolo di valori, soprattutto gli sport di squadra, perché abituano a costruire se stessi all'interno del proprio movimento, all'interno del movimento collettivo, e quindi credo che questo sia, come dire, soprattutto per i bambini e per gli adolescenti, sia, come dire, un momento importante di crescita e di consapevolezza che non esistono solo loro, ma esiste un gruppo. Ecco, questo credo che oggi sia un fatto molto importante, perché gli esperti ci dicono che viviamo in una società un pochino più individualista e un pochino più narcisista. Ecco, lo sport ti fa prendere coscienza dei tuoi limiti, di cosa vuol dire faticare, di cosa vuol dire lavorare in squadra, in equipe, che poi sono tutte capacità che, come dire, ti servono anche nel lavoro. È stato affermato non da acquisti, ma da persone all'esterno, da Torre Pecoraro, che le ABI giocano un ruolo importantissimo all'interno delle istituzioni, proprio perché si rivolgono, stanno nella società, è stato affermato, e si rivolgono direttamente ai giovani, principalmente a coloro i quali hanno bisogno di un'attenzione. Sì, noi facciamo la nostra parte nelle istituzioni. Ricordo che il presidente Bobba utilizzò una famosa canzone di Ligabue che si intitolava Una vita da mediano, per dire quale fosse il ruolo vero delle ACLI, cioè non era quello di essere, voglio dire, gli attaccanti che fanno gol, ma quello di stare lì nel mezzo del campo, dove, come dire, c'è da sfangare qualche pallone, dove il lavoro è un pochino più duro, dove, come dire, occorrono i polmoni per costruire il gioco. Il centrocampo è fondamentale, magari non finalizzi il gioco, però sei quello che costruisce il gioco. Le ACLI non finalizzano il gioco, noi non siamo in Parlamento, non siamo un partito, non facciamo le leggi, non decidiamo le cose, però siamo quelli che possono legare un po' di fili e cercare di costruire uno schema di gioco. Lo facciamo anche praticamente il progetto carcere. Assolutamente sì, l'US ACLI è, voglio dire, un'esperienza straordinariamente importante per il movimento aclista, perché è un'esperienza molto popolare. Lo sport è un fatto popolare e noi dobbiamo essere dove c'è il popolo, e sport e popolo sono un fatto, voglio dire, un binomio assoluto, e quindi essere presenti in modo strutturato, capace, intelligente, onesto, credo che sia un fatto importante. Presidente, ringrazio. Grazie a voi. Ma tanto ci vediamo. Siamo qua.